Salve a tutti, oggi spiego come creare una coltura di Grindal, che sono degli nematodi bianchi ottimi per l'alimentazione dei betta adulti. Ah, di cosa abbiamo bisogno? Di un contenitore con coperchio, poi di acqua, di torba, che è la normale torba che vendono come terriccio per le piante, importante che sia non fertilizzato, e di un inoculo di Grindal. Ah, per prima cosa prendiamo la torba, la mettiamo in quantità in modo da creare un piccolo strato nel contenitore. Direi così, basta creare un piccolo strato fino, non è importante che sia molto grande. Poi prendiamo l'acqua e bagniamo la torba inumidendola. Man mano la dobbiamo girare, creando un impasto tipo Nutella. Versiamo l'acqua. Non deve essere né troppo bagnata né troppo secca, tipo o appunto cioccolata come la Nutella. Però deve essere tutto umido, non deve rimanere neppure un po' secca, tutta bagnata. Quindi dobbiamo girare bene affinché si impasti, si inumidisca tutta quanta. Ecco che si è bagnata tutta, però in questo caso è un po' troppo liquida, ho messo un po' troppa acqua. Quindi se metto i nematodi ori qui annegherebbero. Quindi metto un altro po' di torba. Ci siamo quasi, mi basta un po' di liquida qui. Penso che ci siamo, tanto poi col tempo un pochetto si asciuga e quando si asciuga con il tempo basterà con uno spruzzino inumidirla ogni volta. Ecco, così stiamo abbastanza bene come consistenza, tipo qua appunto una Nutella che non sia né troppo liquida né troppo dura. Deve sembrare proprio il fango. È una cosa importante, perché un contenitore con il coperchio? Perché anche se lo teniamo chiuso dentro una stanza, purtroppo la torba con il nutriente che andremo a mettere attira i moscerini. E quindi i moscerini ci depongono le uova. E poi la nostra coltura va male, praticamente i Grindal morirebbero per via delle larve di moscerino che si mangiano il nutrimento. Avendo preparato l'impasto, cosa dobbiamo mettere? Allora, per nutrimento c'è chi usa vari alimenti. Chi mette yogurt, chi mette anche del pane o dei biscotti sciolti in acqua, c'è chi mette pastiglie di mangime per pesce, cioè io uso mettere del mangime in fiocchi di quello economico che costa veramente poco, quindi pure a scaduto non è un problema. Comunque uso mettere un po' di mangime in fiocchi. Lo si può mettere pure granulare o qualsiasi cosa di nutriente. C'è chi usa, come ho detto, i plum cake, chi le pastiglie vegetali, qualsiasi cosa. Di solito i Grindal mangiano un po' di tutto perché sono detritivori, quindi tutti i detriti, le sostanze di rifiuto. Quindi lo mettiamo uno strato. Questo qui sarà come nutrimento per l'avvio della nostra cultura. Facciamo che si distribuisca almeno un po'. Fatto ciò, diciamo che come punto di partenza siamo a inizio. Ora possiamo mettere, si vede, il nostro inoculo.
Qui dentro ci sono dei Grindal in acqua. Spero che c'è troppo acqua, ma lo togliamo un po'. Eccole qua. Che li avevo pescati da un'altra cultura che devo rinnovare. E quindi ho preso un po'. Sono bianchi e piccolini, ovviamente non riesco a farveli vedere. Però li vedete forse muovere. Se avvicino, vediamo. E di là. Ora cosa facciamo? Li inseriamo dove li mettiamo? Proprio sul nutrimento che abbiamo creato. Ok. Io aggiungerei un altro po' di mangime. A posto. Ora, fatto ciò, la nostra cultura è pronta. Cosa avviene ora? Dobbiamo, per prima cosa, assolutamente chiudere ermeticamente, conservarla in un luogo fresco asciutto, possibilmente al buio, dato che ho visto che amano la poca luce. E fra 2 settimane riaprire il coperchio, sicuramente riusciremo a trovare dei piccoli Grindal che si muovono in superficie e che cercano di alimentarsi. Quanto tempo ci vuole affinché la coltura si avvia? Dipende dal numero di Grindal che abbiamo nel nostro inoculo. Se ce ne abbiamo molti, anche in pochi giorni, una settimana, abbiamo già una coltura completamente avviata. Se invece abbiamo, come in questo caso, pochi esemplari, ci vorranno almeno 2 settimane e 3. Una domanda che spesso mi fanno è un po' un alimento e a posto di un altro accelerare la coltura? Per esempio c'è chiusa lo yogurt, c'è chiusa i biscotti, c'è chiusa i mangimi granulari e invece sui fiocchi. E personalmente posso dire che sì, ho visto differenze usando alimenti tipo appunto il plum cake, i biscotti e altri, che forse c'è una leggera accelerazione, forse l'acido lattico, specialmente se si usa lo yogurt, ho visto che incentua lo sviluppo dei Grindal. Ma io comunque sia con un fiocchi di scarto mi trovo bene, non è molto veloce lo sviluppo, però le colture mi reggono abbastanza bene. Fine di questo tutorial, alla prossima, ciao!